Siamo ai nastri di partenza del CES 2013, il Consumer Electronics Show, la fiera internazionale dell'elettronica di consumo, che è anche l'evento più atteso da tutti gli appassionati di mobile computing, e per il quarto anno consecutivo Notebook Italia si sposta a Las Vegas per raccontarvi in prima persona gli eventi, i personaggi e i prodotti che caratterizzeranno il 2013 e che potrete seguire in diretta in un'apposita sezione dedicata sul nostro sito oppure sul nostro canale YouTube con i video delle conferenze stampa, delle anteprime e degli hands-on. Questa edizione del CES verrà ricordata per il passaggio di consegne epocale da Microsoft, che dopo un lungo sodalizio lascia il suo ruolo di guida, a Qualcomm, uno dei chip maker di maggiore successo del 2012 e al cui presidente, Paul Jacobs, spetta il discorso inaugurale e il compito di tracciare l'indirizzo dell'intera fiera, che sarà dedicata al tema Born Mobile, quindi sarà data grandissima enfasi alle tecnologie wireless, con oltre un terzo degli espositori impegnati su questo fronte, e ai dispositivi portatili, primi fra tutti ovviamente i tablet, con una vera e propria valanga di nuovi modelli, non solo con processori Qualcomm Snapdragon, ma anche Intel, Nvidia e Samsung, sia su sistema operativo Android che Windows e perché no anche Ubuntu. Secondo anticipazioni, alcuni produttori come Asus e Acer dovrebbero cimentarsi col tema dei tablet low cost, cercando di abbattere il prezzo sotto la barriera dei $100, quindi meno della metà rispetto al tablet di riferimento della categoria, il Nexus 7, che solo un anno fa aveva suscitato scalpore al CES con un prezzo di soli $199. Mentre altri produttori come Huawei, ZTE ed LG dovrebbero focalizzarsi sulla nuova categoria dei phablet, i maxi smartphone di cui è stato capostipite indiscusso il Galaxy Note, con intere nuove line-up di modelli differenziati per formato e funzionalità. Non mancheranno anche le novità per quanto riguarda i notebook e gli ultrabook, con tutti i principali PC vendor come HP, Lenovo e Samsung impegnati ad aggiornare le loro gamme di portatili per Windows 8, e ci sarà anche spazio per gli accessori, per i TV box e per le chiavette Android, per quei dispositivi cioè che portatili non sono perché sono sprovvisti di batteria, ma che comunque derivano buona parte dei loro componenti dal mondo mobile. Per scoprirne di più vi do appuntamento al 7 gennaio, ovviamente su notebookitalia.it.